Amici carissimi, bentrovati ancora una volta a questo appuntamento, appuntamento con la piazza, appuntamento con la città che si esprime in piazza del popolo, dove il più delle volte si accendono le discussioni, si discute, si riesce anche a trovare un'intesa. Ecco perché Piazza del Popolo. Piazza del Popolo che raccoglie soprattutto quelle persone di Manfredonia che danno un senso a questa comunità. Siamo ormai quasi in campagna elettorale, non è stata aperta ufficialmente perché attendiamo la presentazione ufficiale di tutte le liste, ci vorrà ancora qualche settimana. Sono in corso gli accordi tra le forze politiche, ma tra le forze politiche sicuramente vi sono alcune che ormai hanno una ben precisa direttiva. E una di queste forze politiche è Fratelli d'Italia, che credo abbia ormai già completato la lista dei propri candidati, candidati che appoggeranno il candidato presidente Raffaele Fitto, che tra l'altro è testimonial proprio di questo partito. E quest'oggi abbiamo una bella sorpresa perché c'è un nostro concittadino illustre, tra l'altro non è solo un politico, è uno di quelli che si è sempre contraddistinto, non solo per il lavoro, ma anche per le attività artistiche. Artistiche, come ben sappiamo, sono anche quelle attività in cui si intrattiene la gente, ma è anche un volontario, volontario per l'Avis Manfredonia, da sempre impegnato nel sociale. E io a questo punto mi onoro di presentare l'amico Lello Castriotta. Ciao Lello. Ciao, buonasera a tutti gli amici della Web TV che mi ospitano qui nello studio. Quindi un saluto particolare a chi ci sta ascoltando. E allora, Lello Castriotta è già sceso in campo in occasione della precedente tornata elettorale per le regionali e questa volta ci riprova, tra l'altro sempre per sostenere Raffaele Fitto. In precedenza non direttamente per sostenere Raffaele Fitto, ma comunque faceva parte di una lista collegata a Raffaele Fitto e questa volta invece con Raffaele Fitto per la candidatura dell'ex governatore della Regione Puglia che ci riprova e spera di tornare a governare la regione della quale, per la quale noi operiamo, la regione della quale siamo da sempre innamorati, la nostra Puglia. Lello, io, tu sai benissimo, ci conosciamo da tantissimi anni, siamo amici, si può dire, dall'infanzia, per cui abbiamo tantissime cose in comune, come il volontariato, come l'impegno umanitario. Ecco, vogliamo parlare di questo tuo impegno da sempre, perché sei sempre stato un appassionato del sociale e pertanto mi piacerebbe proprio che facessimo una specie di excursus su quella che è stata da sempre la tua passione, passione per il sociale, ma poi anche passione politica, perché non lo dimentichiamo, il nostro amico è stato anche assessore allo sport in un periodo abbastanza lontano, ma un po' tutti se lo ricordano ancora. Parliamo di te, Lello. Sì, Vincenzo, grazie. Tu sai che io porto nel cuore questa città. Io ho rinunciato a tante cose pure di rimanere qui a Manfredonia per portare avanti quello che io ho sempre fatto. Io ho iniziato la mia attività nel sociale, nel mondo del volontariato, nell'Avis. Nell'Avis ormai sono oltre 40 anni che io porto avanti come, non solo come sostenitore, come socio dell'Avis, ma anche come volontario e animatore dell'Avis, tant'è vero che io per riuscire
a lanciare sulla piazza, a far capire che vuol dire Avis, ci inventammo il premio della solidarietà. Portammo la piccola sezione dell'Avis in piazza attraverso una serie di spettacoli che siamo riusciti ad avere tanti volontari. Addirittura oggi superiamo le 3.000 donazioni. L'altro momento a cui un giorno io, proprio collaborando con te, insieme a te, con la tua società, la Wolf Delfino, e che facevate attività sportiva ai ragazzi disabili, ho iniziato con te a portare avanti questa mia passione, questo mio modo nuovo di approccio a un problema che io non conoscevo, pure non avendo io un problema diretto in questa qua, di questa problematica. Ebbene, devo dirti, ho iniziato con te e in una fase successiva sono diventato socio volontario dell'UA. Io sono 28 anni che faccio parte dell'UA e ogni anno, l'8 dicembre, c'è la festa provinciale dove tutti gli ammalati dell'UA ci vediamo al panorama del golfo ed è un momento straordinario dove riesci a vedere perfino gli ammalati in carrozzella a ballare, cioè offri questo sorriso, questo momento particolare, però non lo devi fare ai fini di un fine recondito, lo devi fare perché lo devi sentire, io lo sento e da anni io faccio questo. Qualcuno dice, ma chi è Lello Castriotta? Lello Castriotta è una persona semplicissima. Io da oltre 40 anni sono un funzionario dello Stato e conosco molto bene la macchina amministrativa, ho i miei impegni sindacali su Roma, fra le tante cose sto in una fondazione del professor Massimo D'Antona a Roma che facciamo riviste in materia del lavoro. E questa mia passione, questo mio impegno sia all'interno della macchina dello Stato che io conosco bene e non a caso questo è una delle motivazioni che mi hanno invitato a tornare in lista e a dare una mano a chi può dare un contributo forte a cambiare il sistema delle amministrazioni e quindi al rilancio di una comunità. Bene, quindi hai deciso di tornare in campo, di scendere di nuovo in campo con una candidatura forte, si voterà a settembre per il rinnovo del Consiglio regionale, per l'elezione anche del Presidente della Regione Puglia, ormai definito a tutti gli effetti governatore. Tu sosterrai il candidato del centrodestra Raffaele Fitto, quindi questa decisione di tornare in campo e tra l'altro con questa coalizione di centrodestra che vede tra l'altro impegnati prioritariamente i tre partiti forti del centrodestra che sono Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, l'ho detto così per caso, non ho fatto ho volutamente un ordine, e poi ci saranno anche altre liste minori che appoggeranno, probabilmente qualche lista civica che appoggerà il presidente Fitto. Quindi questa tua decisione di tornare in campo? No, la decisione non è stata solo mia, come ben sai, tu sai che a me mi lega un'amicizia forte con Raffaele, cioè un'amicizia fraterna. Io sono fra i fondatori del partito che noi fondammo nel 2014 con Conservatori e Riformisti, poi successivamente noi rifondammo un nuovo partito che si chiamava Direzione Italia. Io sono fra i soci fondatori di questo partito, per cui sono stato sempre uno stretto collaboratore di Raffaele e Raffaele mi ha chiamato lui personalmente, ne abbiamo parlato. Io ho accettato per un motivo ben preciso. Io gli ho detto a Raffaele che noi all'interno di questa comunità della mia città abbiamo un problema,
problema che si chiama Ospedale Civile San Camillo. Ho detto a Raffaele, io accetto una condizione, è una misura in cui insieme riusciamo a rivedere il piano sanitario regionale. Una comunità composta di 90.000 utenti oggi non ha una struttura ospedaliera organizzata tale da poter garantire il servizio all'utente. Per qualsiasi cosa si arriva al pronto soccorso e lo si manda a San Giovanni Rotondo. Io ho chiesto questa cosa. Io non voglio fare polemica perché in campagna elettorale non servono le polemiche, Vincenzo, servono dare risposta. Io dico che bisogna trovare un nuovo modo di interpretare il ruolo del consigliere regionale. Non basta gridare, non basta creare asti, dissi. Bisogna lavorare insieme per poter dare un risultato che la città oggi richiede, che una comunità ti chiede, cioè l'attenzione di stare in mezzo alla gente. Non basta essere eletti e poi stare negli scranni delle istituzioni e successivamente non dare risposta. Bisogna vivere e stare continuamente in mezzo alla gente. La gente che ti ha eletto, la gente che ti vuole bene, vuole sentire non solo la tua voce, ma devi ascoltare. Dice, quando si va in chiesa c'è un momento che c'è l'ascolto di una preghiera particolare. Io dico che oggi è venuto meno questo da parte dei politici, l'ascolto. La situazione è quella che è, sotto gli occhi di tutti, per cui io penso che nessuno di noi può esimersi. Oggi è importante ritornare in campo, dare il proprio contributo per migliorare questa società. Benissimo, dare il proprio contributo, quindi questo è prioritariamente l'obiettivo che ti sei posto e che è chiaramente una tua importante aspettativa. Ecco, proprio di aspettative parliamo. Cosa ti aspetti dall'elettorato di Manfredonia, visto che è la seconda volta che ci provi? L'altra volta ottenesti un buon risultato, questa volta invece scendi in campo con una lista ben più conosciuta, differentemente dall'altra volta, perché nell'ambito del centrodestra, almeno per quelle che sono le proiezioni, il partito di Giorgia Meloni è il secondo partito del centrodestra, è in crescita con i sondaggi, per cui la tua scelta è stata senz'altro dettata un po' dal precedente impegno che hai avuto con Direzione Italia, un po' sicuramente anche per un tuo spaccato ideologico, perché chiaramente essere schierati con Fratelli d'Italia vuol dire comunque avere una forte presenza ideologica, no? Vincenzo, io devo dirti la verità. Le aspettative che io ho dall'elettorato di Manfredonia, io ho fatto un ragionamento fra me e me. La gente si sta lamentando, si lamenta, le cose non vanno, i politici non funzionano, stanno lontani. Io ho lanciato col mio manifesto elettorale, ho detto: sei tu la soluzione, hai tu in questo momento in mano l'arma per poter cambiare, migliorare e valutare chi ha dato un contributo alla città e chi no, chi in tanti anni non è riuscito a risolvere i problemi che sono diventati ormai insanabili, non si possono più risolvere. Io ho detto pure, dico, questo è il tuo momento, quindi sei tu la soluzione e questo è il tuo momento. Perché io ho detto questo? Perché io dico all'elettorato, valutate voi chi nelle passate tornate elettorali ha rappresentato Manfredonia alla regione, cosa ha fatto e quali risultati hanno portato. Io certamente non prometto di andare a prendere la luna, però una cosa io prometto. Prometto un impegno forte perché io mi sento rappresentante di questo territorio, perché la città è una città che merita. Noi abbiamo una città favolosa, Manfredonia è una grande città, ha delle potenzialità enormi. Io sono
pronto a dare il mio contributo, a cambiare questo sistema e a portare, anche perché io col mio lavoro io giro la provincia. Sono sicuro e certo che uno dei problemi principali che Raffaele Fitto porterà nel suo programma è l'agricoltura, è il turismo, e io ho chiesto di rivedere anche il discorso dei porti, perché noi abbiamo un porto qui che è l'unico sbocco in Capitanata che non funziona. Quindi il mio impegno sarà massimo. Io ho lavorato nella mia vita come funzionario nella macchina dello Stato, ho avuto sempre una rettitudine nel mio lavoro, è una scelta, è una regola di condotta che mi sono dato, però adesso dico basta, non è possibile, Manfredonia ha bisogno di avere un rappresentante a Bari, io sono pronto a dare il mio contributo e a dire che ci sono per cambiare, bisogna cambiare, bisogna cambiare, perché oggi non è più il tempo di stare a guardare. Beh certo, ospedale, quello di Manfredonia, porto, è la stessa problematica che viene di volta in volta espressa anche dal cittadino, però questa è una regione anche abbastanza complessa, credo che oltre che rappresentare il territorio, più che altro rappresentare Manfredonia, vorrei rappresentare il territorio. Vogliamo fare una panoramica anche su quelle che sono le criticità che possiamo riscontrare soprattutto nel nostro territorio, parlo della provincia di Capitanata, ma chiaramente mi riferisco in particolare all'agro sipontino. Allora, per quanto riguarda la Capitanata, tu sai che noi abbiamo il sistema sul turismo che non riesce ancora a decollare, perché noi abbiamo avuto l'assessore Capone che ha pensato solo a Salento, penalizzando fortemente il Gargano, e questa cosa deve finire, anche perché noi abbiamo Lucera con i suoi beni, con il suo anfiteatro, Manfredonia, che abbiamo la Basilica di Sifondo, San Leonardo, abbiamo i Grifoni di Ascoli Sadriano, abbiamo la Grotta di San Michele, abbiamo una miriade potenzialità soprattutto nel settore turismo, che non deve essere solo mare e sole, ma deve essere anche cultura. Il castello non è possibile che il castello è chiuso, non è possibile. Hai mai sentito tu qualcuno che protestava che il castello fosse chiuso? Museo civico nazionale non si può visitare. Allora io dico a chi è rappresentante o rappresenta il territorio, non interessa il castello, non interessa nessuno, perché sono presi da tutte altre faccende affaccendate, l'aeroporto, ma perché non deve funzionare? Ma dobbiamo fare per forza un aeroporto per la protezione civile? Non si possono fare i voli charter? Non possiamo avere dei collegamenti fra l'aeroporto e il Gargano? Il sistema deve essere, cioè molto, molto spesso parliamo di sistema, ma sistema non c'è. Non c'è una classe politica oggi in Capitanata che ha fatto sistema. Noi siamo solo dei sudditi dei baresi. Questa storia non può più continuare. Cioè dobbiamo alzare la testa e con un'impennata d'orgoglio dobbiamo dire noi siamo la Capitanata e il futuro sta soprattutto. Cioè io quando ti parlo di porto non è che è follia. Sì. Io attraverso i miei studi che ho fatto, le mie valutazioni, il porto, che è l'unico sbocco a mare, può essere il volano per lo sviluppo non solo del territorio di Manfredonia, ma dell'intera Capitanata. Tu pensi, caro Vincenzo, che quel porto è stato, ci sono stati due commissari per 9 anni e hanno portato a casa oltre 3 milioni di indennità. Beh, beati loro. E oggi il porto è lì e non funziona. E allora io dico che anche questa, il Consiglio regionale, i rappresentanti del Consiglio regionale che andranno e che dovevano farlo già da adesso e non l'hanno fatto, dovevano dire a padron Crippi, amico, non ci sta solo Bari, Monopolo, ci sta Otaro, ci sta pure Manfredonia. Ci sta Manfredonia.
e questo nessuno l'ha detto. Lo sviluppo della capitana parte anche dal porto. Beh certo, sicuramente, anche perché come tu stesso hai evidenziato, hai sottolineato, l'unico sbocco a mare della provincia di Foggia, ovvero non proprio l'unico, ma quello che è meglio attrezzato, visto e considerato che abbiamo addirittura tre sbocchi portuali per quanto riguarda la nostra città. Manfredonia, quindi, vista anche, come detto, dal lato turistico, Manfredonia vista dal lato culturale, panoramica che è stata fatta guardando al territorio, panoramica che è stata fatta guardando al territorio che è parte di questa regione e che, come tu stesso rivendichi, non deve essere una parte a sé stante, una parte che viene messa da parte a vantaggio del Nord Barese o della zona di Lecce, ma deve essere considerata alla stessa maniera. Però il candidato presidente viene dalla provincia di Lecce. Nel tuo chiacchierare con Raffaele Fitto, ha lo stesso Raffaele Fitto manifestato una certa sensibilità per la provincia di Foggia o guarda di più alla sua provincia? Assolutamente no, ne abbiamo detto quali sono i nostri problemi, i problemi della capitanata, e abbiamo detto anche a lui personalmente, io soprattutto ho detto a lui personalmente, da troppo tempo manca un occhio particolare a questo territorio. Tu devi essere il presidente di tutti, ma noi abbiamo bisogno di un momento particolare, un'attenzione particolare per rilanciare il nostro territorio. La capitanata da troppo tempo, ahimè, mi dispiace dirlo, ma chi ha rappresentato la capitanata doveva alzare un po' la voce o i toni rispetto a tutto ciò che è stato fatto a discapito del nostro territorio. Quindi tu non ti ritieni soddisfatto per il lavoro che è stato fatto dai nostri rappresentanti? Manfredonia, giusto per dirne una, ha due consiglieri regionali attualmente in carica. Cosa consiglieresti a questi consiglieri regionali, soprattutto alla fine del loro mandato? Di là dell'appartenenza politica o del colore politico, al di là dello steccato, io penso che in un momento come particolare, come questo, storico particolare, in cui sta vivendo il nostro territorio, si poteva fare anche squadra. Ma ho notato, letto, sentito, che più che fare squadre o un progetto per il territorio, ci siano solo contumelie, e queste cose non vanno. Io ho detto che in campagna elettorale non farò polemica, non servono le polemiche. Io sono per la risoluzione dei problemi del mio territorio e del territorio della capitanata. È importante, perché non a caso, dicevo prima, occorre un nuovo modo di interpretare e fare il consigliere. Non puoi stare, sparire dalla circolazione, dalla strada, stare a casa, stare con gli amici riservati, devi stare in mezzo alla gente, per la gente e fra la gente, e ad ascoltare anche le eventuali contestazioni, perché solo ascoltando puoi capire, affrontare, risolvere i problemi. Quindi tu sostieni che chi rappresenta politicamente il territorio deve vivere un rapporto diretto con la città, o soprattutto con il territorio che lo ha eletto. Perfetto, Vincenzo. E quindi in che cosa potrebbe consistere questo rapporto diretto? Dare risposte, ricevere le persone, avere una segreteria, mettersi a disposizione, eventualmente anche prescindendo dal colore politico. Perfetto. Vincenzo, quando un consigliere regionale viene eletto anche in uno schieramento, non è più il rappresentante del proprio partito, del proprio raggruppamento, diventa istituzione, e come tale l'istituzione deve dare ascolto anche a chi non l'ha votato, perché lui rappresenta in quel momento il territorio che l'ha espresso, di maggioranza o di minoranza. Lui rappresenta il territorio, l'istituzione è super partes a tutti.
Benissimo, comunque questo è un assunto molto bello, molto importante che condivido pienamente. Vogliamo fare una panoramica su Manfredonia, visto che purtroppo questa città è stata falcidiata da tutta una serie di avvenimenti, diciamolo, anche abbastanza gravi, se non gravi del tutto, questione bilancio, comune che è stato commissariato, scioglimento del consiglio comunale per presunte infiltrazioni, una città che è una groviera se effettivamente vogliamo sondarla e guardarla anche dal punto di vista viario. Quindi problematiche che davvero sono sotto gli occhi di tutti, manutenzione che non avviene, anche la più elementare, una città che è molto sporca, una città che purtroppo non è solamente problematica per quelli che sono i problemi che derivano dal punto di vista amministrativo, ma è problematica anche per il comportamento dei suoi abitanti. Vincenzo, tu mi stuzzichi a parlare di questa cosa qui. Ecco, ti ho dato parecchi assist. Io ho un giudizio molto, ma molto, ma molto negativo. Senti, io se non conoscessi la macchina amministrativa e non conoscessi che cosa è un bilancio dello Stato e come si trasforma. Io lo insegno a scuola. Tu mi insegni anche perché insegni economia diretta. E come si trasforma il bilancio, i dati numerici, in dati politici per le scelte da fare? Però devi conoscere anche il bilancio. Io siccome conosco sia molto bene la macchina amministrativa e sia il bilancio, perché oltretutto io lavoro in convenzione anche con il Ministero dello Sviluppo Economico facendo il revisore di società cooperative e me ne intendo bene di che cos'è un bilancio, io dico che un consigliere comunale doveva avere quantomeno la capacità di studiare, approfondire, non stare solo lì a discutere dei problemi, dei problemini. Lì bisogna cioè il consigliere comunale non lo può fare qualunque persona o chiunque. Prima, quando si sceglievano le persone da mettere lì, andava a dire: Vincenzo cosa fa il professore? Lello cosa fa questo? Tizio che fa quest'altro. E allora si valutava, le persone si mettevano in lista, perché è il massimo consenso della città e deve esprimere delle capacità, delle potenzialità, perché tu vai a gestire la cosa pubblica, tu non vai a gestire Questi un sono condominio, i vizi della democrazia, non vai purtroppo. a Chi porta gestire, voti viene eletto. ma non vai a, ho capito che porti vuote, però tu vai a gestire, c'è un po' di buonsenso di dire: ma io ho la capacità. Questo non c'è stato. Poi dice, al di là della maggioranza, anche l'opposizione, qual è stato il ruolo che l'opposizione ha svolto? Solo nell'ultimo momento ci siamo accorti che c'erano dei buchi in bilancio, che le cose non andavano, che non funzionavano? Erano cose risapute. Oggi noi rischiamo per 30 anni questa città di non poter avere uno sviluppo. Per 30 anni questa città non avrebbe. Io inviterei a chi fino adesso veramente rappresentante della città, tu hai visto il gioco dell'oca, di stare un giro fermo e di stare fermo. Io oggi parto da questo progetto che è il progetto della regione, per riprendere in mano, perché io potevo stare a casa benissimo, sul mio stipendio, fra qualche anno potrò andare in pensione, non vivo di politica, però dico che è arrivato il tempo che i mestieranti della politica bisogna metterli fuori. Non bisogna vivere di politica, la politica la devono fare chi non ha interessi, chi dalla politica non deve prendere niente. Occorre un progetto nuovo da rilanciare che vede un territorio, una società e risolve i problemi. Oggi non è più il tempo di andare a vivere di politica, ma di fare politica per far vivere e rilanciare un territorio. Questo è il mio concetto che io porto. E dico alla città perché io faccio questo. Bene, quindi Io perché faccio tu fai questo. questo, come
come dire, come guanto di sfida. Il tuo è un guanto di sfida nei confronti della città. Quali sono, per esempio, quelle criticità che tu risolveresti immediatamente? Quali sono, per esempio, quelle problematiche che potrebbero essere risolte anche facilmente, anche con il dialogo, se vogliamo? La prima cosa è riprendere in mano il contratto d'area. Il contratto d'area prevedeva 5.000 persone che doveva assumere, ne ha assunto appena 1.500. Oggi ne abbiamo sì o no 300-400 persone. Possibile mai chi doveva gestire il contratto d'area che doveva rilanciare? E allora quello è uno dei primi punti da vedere. Quindi potrebbe essere rilanciato il Può contratto essere d'area. rilanciato. L'altro problema è il porto. Lì partono tutti. La pesca, perché noi viviamo della pesca. E poi soccorre, potremmo parlare pure del turismo. Il problema vero è che all'interno del Consiglio Comunale non si è mai affrontato il problema qual è lo sviluppo futuro armonico che si vuole dare alla città. Industria? No. Pesca? No. Agricoltura? No. Turismo? No. Insieme dobbiamo dire qual è la linea per far rilanciare la città, ma lo possiamo fare insieme attraverso un progetto, allargando le forze politiche e sociali, cioè non è il singolo. Occorre oggi un movimento che si chiama Movimento per la Città, insieme, tutti insieme, per risolvere e rilanciare il territorio. Quindi una tua affermazione di poco fa è stata molto importante. Ritieni che queste problematiche che si sono poi pian piano sviluppate nel tempo e si sono ovviamente ampliate fino alle estremità, sono problematiche che sono collegate a una gestione amministrativa della città di Manfredonia, che deriva soprattutto da quello che è stato fatto da 25 anni a questa parte, o ritieni di voler addebitare anche delle responsabilità a quelle che dovevano essere le forze di opposizione e che poca opposizione hanno fatto in questa città? I problemi sono atavici, non sono solo delle ultime due, legislature, ma rivengono anche da qualche altra legislatura. I problemi Io sono ho parlato vecchi. di 25 I anni, eh. problemi sono vecchi, hanno più amministrazioni hanno responsabilità fino ad arrivare a questo risultato. A questo aggiungasi un'opposizione che è stata sempre blanda, poco attenta, che non ha posto in essere un'attenzione ai problemi. Per cui in questa mia affermazione dico che comunque le responsabilità stanno da una parte e l'altra. È chiaro che le maggiori responsabilità sono da chi gestiva, aveva il potere, fra virgolette, della gestione della cosa pubblica. Anche perché Però reo concorso. diciamolo chiaramente, quando c'è la guerra dei numeri, anche se l'opposizione è forte, ma quando si va alla conta, la maggioranza ha più numeri e È prevale, no? chiaro, è chiaro, è chiaro. Quindi io questa è la cosa che dico. Anche l'opposizione ha le sue responsabilità. Quindi anche l'opposizione ha le sue responsabilità perché è stata blanda, però la maggior parte delle responsabilità tu ritieni di attribuirle a chi ha amministrato, a chi ha governato. Poi che abbia amministrato bene o abbia amministrato male saranno. Saranno gli elettori a dare il responso, a dire. Va bene. Io, carissimo Lello, intanto siamo in conclusione di questa bella intervista e ovviamente anche come Manfredonia TV ti facciamo gli auguri per un Grazie. buon successo elettorale. Che cosa ritieni di dover dire ai tuoi sostenitori, ai tuoi elettori e soprattutto cosa ritieni di dire alla città in conclusione, nel salutarci? Io alla città dico che io sto con voi, rappresenterò il territorio fortemente, farò sentire la mia voce. Oltretutto non vado lì per
per portare a casa un'indennità. Potrei anche fare almeno, perché non ho bisogno, ho il mio stipendio, avrò la mia pensione, però io dico che sto dalla parte vostra, io sto con la mia gente e dico solo alla mia gente, vorrei ricordare e chiudo con un mio slogan dicendo: sei tu la soluzione, questo è il tuo momento, hai un'arma per poter cambiare quello che a Manfredonia non va, quello che non va in Capitanata, quello che non va nel nostro territorio provinciale. No, si può cambiare, iniziamo a cambiare. Io sono pronto a sostituirmi, a cambiare le persone per dare un forte contributo per la risoluzione dei problemi, per una svolta che ormai, non se ne può più. Io non a caso mi ci sono buttato, potevo stare a casa, ma mi sono buttato, non ce la faccio più, non resisto a vedere un territorio, una Capitanata che muore. Bene, e allora siamo in conclusione. Io, come detto prima, ringrazio il nostro amico Lello Castriotta, candidato consigliere regionale per la lista Fratelli d'Italia a sostegno del presidente Raffaele Fitto. Ancora una volta ringrazio il nostro ospite e ovviamente ringrazio tutti coloro che sono stati attenti e hanno seguito Manfredonia TV. Alla prossima!